La brachiterapia, ormai da molti chiamata anche radioterapia interventistica, è una delle opportunità che ci offre la moderna radioterapia oncologica. Infatti possiamo dire che la famiglia dei trattamenti radioterapici offre tre modalità di trattamento. Sicuramente la più conosciuta, la radioterapia a fasci esterni, che viene erogata attraverso dei macchinari che, girando intorno al paziente, convogliano le radiazioni sul nostro target, sul tumore, con un ovvio effetto terapeutico. La seconda modalità, chiamata anche radioterapia metabolica, invece utilizza dei radiofarmaci che, distribuiti a livello sistemico, agiscono selettivamente sul tumore a livello metabolico con un effetto terapeutico. Infine, la brachiterapia, o come dicevo, radioterapia interventistica, che attraverso l'uso di applicatori o attraverso l'uso di cateteri permette di irradiare il tumore dall'interno. Infatti, questi applicatori o cateteri veicolano una o più sorgenti radioattive, e in questo modo possiamo avere un'alta dose al tumore, al nostro target, e sappiamo che maggiore è la dose che noi offriamo, che noi eroghiamo al nostro target, e maggiori sono le possibilità di controllare il tumore. Ma dall'altra parte abbiamo una bassissima dose agli organi sani circostanti, con un'ovvia riduzione della tossicità e quindi degli effetti collaterali. La brachiterapia o radioterapia interventistica quindi prevede l'uso di cateteri o di applicatori. Questi sono diversi e selezionati dal medico in base al trattamento e alla zona che noi vogliamo trattare. Esistono applicatori ginecologici o applicatori per altri siti del nostro corpo, a seconda, come dicevo, del tumore che deve essere irradiato con la brachiterapia. Per esempio, per i tumori ginecologici abbiamo degli applicatori intrauterini, addirittura compatibili anche con la risonanza magnetica, e quindi in questo modo abbiamo la possibilità di effettuare la cosiddetta brachiterapia guidata dalle immagini. Questo ci permette di identificare il nostro tumore e quindi il nostro target con una precisione millimetrica, e quindi ci permette di realizzare e di offrire al paziente una brachiterapia ad alta precisione. Brachiterapia ad alta precisione anche perché attraverso macchine chiamate remote afterloader, che contengono al loro interno una sorgente radioattiva collegata con un filo d'acciaio. Questo filo può essere proiettato all'interno dei cateteri o degli applicatori, e attraverso sofisticati software, programmi per il piano di trattamento, che ovviamente ogni piano di trattamento viene personalizzato a seconda del paziente, dicevo, attraverso questi software noi possiamo modulare il tempo di stazionamento della sorgente radioattiva punto per punto all'interno del catetere o all'interno dell'applicatore. E modulando il tempo moduleremo anche l'intensità delle radiazioni, realizzando in questo modo la brachiterapia ad intensità modulata. La brachiterapia ad intensità modulata, sommata alla brachiterapia guidata dalle immagini, ci permette di avere una precisione millimetrica, e quindi ci permette di erogare al nostro tumore un'alta dose. Un'alta dose significa un'alta probabilità di guarigione, ma nello stesso tempo ci permette di collimare, di definire la dose con precisione anche agli organi sani circostanti. E quindi con la riduzione della dose agli organi sani avremo anche una riduzione della tossicità e degli effetti collaterali. Infatti, una delle principali caratteristiche della brachiterapia,
o radioterapia interventistica è quella di avere due obiettivi: un'alta probabilità di guarigione, ma dall'altra parte una minore probabilità di tossicità, di effetti collaterali, e quindi offrire al paziente una eccellente qualità di vita dopo il trattamento.